solo la moglie che mi faccio i panni e tu fai Ciao quello Francesco, abbiamo la moglie in sottofondo, che vuoi. Sì. nonché co-founder di Paspac. Allora, Yes. Francesco Sullo, co-founder di Paspac insieme con Tara Kelly, attualmente emigrato in America, che detta così, diciamo, invece no, in realtà oggi è una cosa cool andare nella Silicon Valley, quindi non sei, quindi Sai, attualmente... sempre emigrato sei. Sempre. Com'è che ti metti? Allora, Francesco, Paspac nasce nel dicembre del 2000, del Sei. 2006 addirittura, accidenti, sono passati già 5 anni. Cinque anni. E qui posso, diciamo, rivendicare una colpa, cioè nel senso che nel dicembre del 2006 io andai come diciamo, team di Paspac alle web a presentare Paspac. Che E colpa è? Che colpa è, è scusa? una colpa, insomma, ho compromesso i tuoi successivi 5 anni, insomma, sostanzialmente. Dai, racconta tu come è iniziata Paspac. Paspa che è iniziata proprio in una maniera più classica di ogni startup, cioè ci stava. Noi avevamo un problema. Come, che noi facevamo web design da freelance, insomma, e c'era il nostro problema che per ogni sito che andavi a fare, per ogni sistema, c'avevi una marea di password che dovevi gestire, l'email, l'FTP, gli accessi al sito, eccetera, e per ogni cliente c'avevi lo stesso casino, per cui c'era sempre questo bordello con tutti questi clienti che poi si perdevano le password, non sapevano quello, non sapevano quell'altro, tu non te le ricordavi, non sapevi dove beccarle, capito? E quindi c'avevamo questo problema, andava risolto. E la mia soluzione iniziale per anni è stata quella di avere un password manager installato nel computer, però chiaramente non funzionava sempre, capito? Noi stavamo in giro, certe volte non ce l'avevi, certe volte non potevi accedere, capito? E quindi pensavo, qua ci vuole una cosa online, è possibile che non ci sta un password manager online, ma non ci stava. Questo è il problema, non ci stava. E quindi a quel punto, pensa che ti ripensa, abbiamo deciso di farlo noi, capito? E chiaramente, fra quando ci ho avuto l'idea che ci voleva un password manager online a quando abbiamo fatto, sono passati 3 anni, perché non c'erano le tecnologie per farlo, che l'unico modo per averlo sicuro era poter cifrare tutto nel browser, perché se no, capito, tu metti i dati in un provider qualsiasi, sto provider, come fai a fidarti? Che ne sai che questo si legge tutti i dati, tutte le informazioni, quindi le devi cifrare nel browser. Per poter fare questo avevi bisogno di tutte le librerie di crittografia, avevi bisogno che i browser fossero abbastanza veloci per gestire la crittografia, e insomma che ci fosse un minimo di standardizzazione, capito? E queste cose sono arrivate a un certo punto. 2006 era un periodo buono in cui finalmente ho trovato tutta questa roba e dico, ah, vedi, allora si può fare. E siamo partiti. Sei partito tu insieme con Tara, Sì. sostanzialmente. Quindi i primi passi di Paspac sono stati costruire il prodotto. Questa cosa ha portato via quanto tempo? Guarda, costruire il prodotto iniziale è stata un'operazione velocissima, cosa che tu fra l'altro ti dovresti ricordare, perché decidemmo praticamente di fare questa partecipazione alle Web3 che era il 30 novembre. Le Web3 era il 12 dicembre, ci cioè avevamo 11 giorni di tempo e abbiamo detto, ma noi ci proviamo. Sì, abbiamo tirato fuori questa prima versione, che era veramente minimale, sai, queste cose che devono essere proprio minimali, ma faceva Certo. quello che doveva fare. E chiaramente ha funzionato. Poi da lì in poi è stato uno scalare di aggiunta di funzionalità, cambiamento da un punto di vista della grafica, il design, l'impostazione, perché chiaramente non appena c'hai il prodotto cominci a iterare con gli utenti, cominci a vedere loro che dicono, che vogliono, che cosa che capiscono, che cosa non capiscono, dove devi cambiare. E quindi diciamo che è stato un lavoro continuo sul prodotto, secondo me, almeno fino a giugno. Mi sono stati 6 mesi di lavoro continuo sul prodotto. Poi a giugno in realtà ci siamo resi conto che non ce la potevamo fare perché stavamo, cioè non avevamo più
entrate economiche, capito? Quindi non ce le potevamo più fare. A giugno abbiamo detto: beh, qua bisogna trovare qualcuno che ci dà un po' di soldi. E si è avviata, diciamo così, tutta la ricerca. Facciamo un attimo un passo indietro prima di procedere, diciamo, a raccontare come è andata la ricerca dei soldi, poi il rapporto con i finanziatori e fin dove poi siete arrivati finora. Prima di fare Buspac, visto che tu proprio non sei un ragazzino di primo pelo, no? Diciamo, che cosa avevi fatto? Guarda, io ho fatto di tutto. Allora, mi sono occupato un po' di tutto, cioè a livello di come attività professionale, la mia prima attività è stata come grafico in un'agenzia pubblicitaria vecchio stile, in cui si disegnava a mano, capito, con i lucidi, eccetera. Poi da lì sono passato praticamente a lavorare nell'editoria. Allora di M Editori, adesso si chiama Edizioni Master, che c'è una marea di prodotti, eccetera. Io entrai come redattore e praticamente mi facevo il mercatino del computer, che era un giornale informativo, capito, sul software, formato Repubblica, tabloid, di 40 pagine, e me lo scrivevo io, quindicinale. Praticamente stavo lì con una macchinetta a scrivere sto caspita di cosa. E quindi sono stato lavorato nell'editoria, sono passato da redattore, caporedattore, poi alla fine si è allargata questa cosa, alla fine ero direttore editoriale e poi mi sono dimesso perché mi sono scocciato. Però capisci, è stata un'esperienza molto interessante. Quindi poi mi sono dimesso, mi sono trasferito a Roma. A Roma in realtà la cosa che mi interessava in quel periodo era internet, perché era uscito da poco, insomma. Sto parlando del 96, quando mi sono dimesso all'ADM. Nel 96 praticamente avevo deciso che mi interessava più internet come prospettiva, insomma, e quindi ho lasciato la parte editoriale e mi sono messo a fare freelance. Come prima attività ho sviluppato un motore di una specie di directory sull'arte, che si chiamava Artenet, che era completamente generato dagli utenti. Stiamo parlando del 96, quindi praticamente era un esperimento per vedere se era possibile creare un sistema in cui gli utenti facevano tutto. E scrissi questo sistema in Perl, ci misi circa 15 giorni per scrivere tutto quanto il codice. Devo dire che ero molto produttivo perché era un sistema complesso, mo' che ci penso è abbastanza sorprendente, anche considerando come funzionava, capito? Perché tu c'avevi la connessione da internet da 30 minuti, capito? Che ti scadeva, dopo dovevi ripigliare la telefonata, eccetera. Quindi io dovevo fare i test direttamente online, capito? Sul server finale. Insomma, un bordello incredibile, molto divertente. Insomma, e creai questo Artenet, che era questa directory sull'arte, che partì con 15.000 fra artisti, galleristi, musei, eccetera. E da lì a qualche anno ce ne stavano dentro 22.000, per cui c'erano 7.000 utenti che si erano iscritti da soli, avevano messo i propri dati, si erano organizzati come gallerie, come artisti, eccetera. E il sistema poi a un certo punto vendetti il dominio del sistema per poco, però insomma è stata una prima exit, se vogliamo. Insomma, fu una cosa interessante. E poi da lì, sai, il web design, eccetera. Poi a un certo punto ho cominciato a lavorare in Capgemini, lavoravo per conto loro dentro Telecom, Wind e cose del genere. Insomma, ho sviluppato un sacco di cose. In Wind avevo sviluppato un sistema per gestire i contratti corporate, ed era un sistema estremamente complesso. Ed era molto interessante perché loro avevano questo problema, che c'erano i modem a 28 bit. A 128 bit, si modem lentissimi, capito? Per cui tu praticamente quello che c'avevi che la connessione era lentissima, la gente perdeva la connessione, quindi questi dealer avevano questo problema di dover collegarsi a internet, avviare il contratto, ma poi si dovevano staccare perché sennò perdevano la connessione, e solo alla fine dovevano uploadare il contratto. Questa cosa sembrava impossibile, dice, come si fa a fare una cosa del genere? Non è possibile. Invece io mi inventai un modo per farlo con Explorer, che aveva una cache potentissima, se lo impostavi, che doveva cacheare, lui cacheava tutto,
E quindi c'aveva un sistema che, usando frames e JavaScript, di fatto conservava dentro un frame tutti i dati, usava una specie di database ad oggetti in memoria, e quindi quando caricava le pagine, le caricava vuote, solo che appena la pagina si caricava, il motore JavaScript le riempiva, capito? E con questo meccanismo, di fatto, quello che succedeva è che il sistema riusciva a gestire completamente l'intero contratto, che era una cosa complicatissima, una marea di pagine, eccetera. Poi alla fine tirava fuori il preview, la gente lo stampava, e dopo che l'aveva stampato, alla fine si ricollegava a internet e lo uploadava, e finiva in un database Oracle, eccetera. Ed è una cosa molto divertente, insomma. Quindi... Allora, andiamo, se sennò qui siamo... questa settimana però. Ne ricordiamo Arcord. Poi sei stato in blu, poi sei andato via da sono stato in blu, poi in blu mi sono occupato di varie cose, poi sei poi andato da via blu, da blu, poi sei tornato a fare il freelance. No, anche lì non approfondiamo, perché sennò ci sarebbe scritto un libro. Vabbè, ma lì insomma è appunto Blue Eyes. Lasciamo stare. Poi insomma tornato a fare lì a, come al solito, quando ti mancano gli strumenti te li crei, e lì mi ero creato un CMS che si chiama Bufunk, che ancora qualcuno lo utilizza, sembra strano, ancora qualcuno lo utilizza, che era un CMS che partiva proprio dall'esperienza blu, quindi era multiutente, con accesso granulare a tutti i diritti, a tutte le cose. Secondo me con gli opportuni miglioramenti da un punto di vista dell'interfaccia, un'interfaccia WYSIWYG, un po' di Ajax dentro, eccetera, sarebbe stato molto più potente di tutti i vari CMS che ci stanno in giro. Ancora adesso ci sono cose che Mufunk faceva tranquillamente, che con Drupal non le riesce a fare, capito, per dire. Oppure che con WordPress non ti passa manco per la testa, capito? E quindi è interessante. Però lì, anche lì provammo addirittura a fare una startup su questo prodotto, che con un amico di Rimini creavamo una società che si chiamava Move SNC, e cercammo praticamente di in qualche maniera commercializzare questo CMS, però veramente lì fu il primo incontro con gli investitori, eccetera, e allora era veramente era una situazione ridicola, cioè niente di paragonabile a quello che c'è adesso, per cui c'erano abbiamo partecipato a un paio di concorsi per business plan, dove alla fine siamo arrivati, capito, la presentazione, eccetera, ma è una cosa praticamente di pura forma, non c'è nessun investimento reale, sono operazioni in cui praticamente servono solo per creare un po' di lustro a chi le ha organizzate, che sia la regione, la provincia, chi è, però servivano soltanto a questo scopo in realtà, capito? Ora per fortuna le cose sono cambiate, capito? Non completamente, però cambiate, già. Torniamo a giugno 2007, cominciate a cercare gli investitori, quindi giugno 2007, insomma, la situazione non era evoluta come è attualmente, diciamo, era un po' più rozza, diciamo, dal punto di vista degli investitori, soprattutto nel web in Italia. Si ricominciava a mettere in moto qualcosa nel 2007, probabilmente. Dopo, sì, diciamo, poca buffata in realtà, insomma, dopo la bolla, diciamo, del 2000, che ha depresso sostanzialmente il settore, c'era stato un momento di gloria anche legato a Pino Venture, con tutti i finanziamenti che loro avevano fatto, eccetera. Dopo quel momento di gloria, pam, c'è stato avevano preso questi un po' di schiaffi in faccia, diciamo, questi investitori. E quindi il settore è rimasto, diciamo, abbastanza moscio per un bel po' di tempo. Nel 2007-2008 mi sembra è cominciato a riemergere effettivamente qualcosa. Che cosa avete cominciato a fare? Business plan? Io già non partecipavo più, io sono uscito praticamente quasi subito dal progetto di Passpack. Quindi da questo punto in poi, diciamo, lo conosco diciamo, poco nella sua operatività, diciamo, no? Guarda, noi allora, diciamo, siamo arrivati a, mi ricordo che a Pasqua abbiamo fatto dei rilasci importanti, dopodiché ci siamo resi conto che non ce la facevamo, quindi abbiamo cominciato a studiare quello che succedeva in giro, cioè quali erano le possibilità, che si poteva fare, dove si poteva andare, eccetera. In Italia praticamente
non si vedeva niente. Lascio perdere se ci stava qualcosa o non ci stava, però noi non riuscivamo a vedere niente. Quindi all'inizio abbiamo provato a Londra. Siamo andati, abbiamo fatto questo viaggettino, un open coffee, perché ci sono tutti questi open coffee a Londra, insomma, in cui settimanalmente si incontrava gente, investitori, eccetera. E lì abbiamo incontrato parecchia gente, la cosa si capiva che c'era un fermento, però non è che era facile beccare investitori là. Poi avevamo anche avuto contatti con una persona che lavorava per un fondo di investimenti, e lì già è stata la prima volta in cui si è posto il problema che se volevamo fondi a quelle parti, forse ci voleva una società in Inghilterra. Mi ricordo chiaramente sto tipo che lavorava per questo fondo di investimento che ci disse: beh, se chiaramente noi se dovessimo investire in questo progetto, però ci aspetteremmo che voi state qua, perché insomma, la società in Italia non credo che è possibile, non la finanzieremmo mai. Detto questo, tornati in Italia, però chiaramente noi non avevamo questa intenzione di spostarci allora, e quindi abbiamo cominciato a cercare nei contatti che ci avevamo, capito? C'avevamo un amico che lavorava adesso non mi ricordo più il nome dell'ente che è stato cambiato di nome, era un ente di questi che lavorano per la promozione delle aziende nel Lazio, adesso non mi ricordo più il nome Filas dell'ente. Comunque, Sviluppo Lazio, qualcosa del genere, sì. un big Insomma, Lazio, insomma. praticamente lui ci disse che non ci poteva aiutare perché loro fornivano aiuto a livello di infrastrutture. Quindi, se c'avevi bisogno di computer, ti davano i computer, se c'avevi bisogno dell'ufficio, ti aiutavano a montare l'ufficio. Insomma, cose di questo tipo. Però in realtà quello che loro non facevano era, non ti potevano finanziare un progetto di marketing, capito? Non ti potevano finanziare un progetto che era completamente immateriale. Tu avevi bisogno soltanto di soldi per fare delle azioni, capito? Non avevi bisogno di Certo. computer fisici, capito? Però lui conosceva il presidente del Liban. Quindi disse: guarda, io ho parlato con questo amico che è il presidente del Liban. Lui sarà qui a Roma, se non sbaglio, fine estate. Ha detto: quindi se non c'avete tutta questa fretta, lo potete incontrare e poi vedete che succede. E lì si avviò tutta la cosa, perché noi parlavamo con questa persona molto in gamba, che ci chiese innanzitutto che cosa ci aspettavamo, dove li volevamo trovare questi fondi, se eravamo disposti a pensare magari di spostarci al nord Italia, oppure se li volevamo per forza qualcuno romano, eccetera. Noi gli dicevamo più o meno com'era la situazione, quindi ci andava bene un po' tutto, insomma. In realtà non è che avevamo tutta questa idea di che cosa volevamo fare. E quindi lui a un certo punto ci contattò Lorenzo Franchini di AG, e lì insomma abbiamo tutto il discorso che poi ci portò a cogliere i fondi da IAG e essere il primo, noi siamo il primo investimento IAG. Con Lorenzo ci incontrammo a Milano, mi ricordo, in un caffè, siamo forse un paio d'ore a parlare, fu una bellissima chiacchierata, insomma, e ci fu un buon feeling, secondo me, inizialmente. Quindi si è avviato lì il discorso, era molto interessante perché loro, tu probabilmente conosci la storia di AG, come si sono formati, eccetera, ma loro avevano seguito una specie di corso che aveva organizzato l'ambasciatore americano a Roma, con quest'idea di portare il venture capital in Italia con un approccio, diciamo così, moderno, diciamo, contemporaneo. E loro Quando erano. c'era Esatto, Spogli che era molto attento a fare queste era cose. Spogli che aveva avviato tutto questo processo, e IAG era in fase di costituzione, ancora erano in pochissimi. E mi ricordo che noi facemmo la presentazione di PASPAC, non vorrei dire una stupidaggine, credo il 12 dicembre, che loro facevano la primissima riunione di valutazione degli investimenti da fare come IAG. E in quella riunione ci fu un fortissimo interesse perché ci furono ben 16 angel interessati a investire. Poi in realtà l'investimento finale credo che siano 11 gli angel che hanno investito, e noi devo dire nel frattempo stavamo parlando anche con quelli di Pixel, perché era molto, insomma, erano i due investitori che avevamo beccato, tutti e due su Milano, per cui praticamente poi sai,
ogni volta che andavamo a Milano parlavamo con gli uni e con gli altri cercando di imparare più roba possibile. Secondo me questa è una cosa estremamente interessante perché noi imparavamo, capito? Cioè stavamo lì e imparavamo come spugne. Questi, la prima riunione tipicamente come una specie di corso accelerato, la seconda riunione era quella in cui mettevi in pratica il corso. Era bellissima questa cosa. Mi ricordo in particolare una volta che andammo a... c'era Franco Gonella di Pix, praticamente ci aveva organizzato un incontro con Diana Saraceni di 360 Capital Partners e noi andammo praticamente a s'incontro dove Diana ci fece a pezzi, capito? Ci fu uno scontro fra me e Diana bellissimo in cui praticamente c'era tutta questa discussione accesa e c'erano Franco Gonella, capito, che stavano sbiancati, Tara che era sbiancata, dice mannaggia questi mo, succede un casino, capito, e lui tranquilli proprio, tutto questo bello battibecco, sai, di quelli seri, e mi ricordo proprio le loro facce come a voler dire calmati, stai zitto, non dire, capito, perché io ero tutto appassionato, capito, ed era bellissima questa cosa, perché praticamente comunque Diana c'aveva ragione, lei poneva tutta una serie di problematiche molto sensate. La cosa interessante fu che nel viaggio da andare da 360 Capital Partners alla sede dove, insomma, dove avevamo organizzato l'incontro poi dopo con quelli di AG e c'era Lorenzo Franchini e Luigi Orsi Carbone, noi metabolizzammo tutto quello che era successo nella cosa precedente e ce lo rivendemmo pari pari alla riunione successiva. Una cosa estremamente, capito? E funzionò alla grande perché anticipammo tutte le obiezioni possibili, capito? Era tutta una cosa. E devo dire che questa parte della ricerca fondi era molto interessante. Cioè, questo per dire che. Quanto è durata? Beh, noi abbiamo. Non è durato manco tanto perché noi abbiamo avviato. Abbiamo avuto il primo incontro con Lorenzo, credo a ottobre, fino a ottobre. E poi in realtà abbiamo chiuso l'accordo, cioè abbiamo firmato il term sheet a fine dicembre. Quindi abbiamo firmato un term sheet in cui si faceva un periodo di no shop per fare la due diligence e tutto il resto. Senti, voi avete anche Friends and Family and Fools tra i finanziatori. Cioè voi prima di fare questo passaggio con i finanziatori istituzionali avevate fatto un passaggio con Friends and Family. In realtà no, in realtà no. Sempre stato. Cioè, in realtà il problema qual era? Che noi a un certo punto abbiamo valutato che non ce l'avremmo fatta. Cioè, noi quando siamo arrivati a novembre, arrivati a novembre, per cui abbiamo capito che se tutto andava bene, forse entro l'anno si riusciva ad avviare il processo di due diligence e probabilmente fino a che arrivavano i soldi ci volevano almeno altri 2 mesi, pensavamo noi. Cioè, quindi ci voleva almeno. Forse a marzo riuscivamo ad averli, quindi nella nostra valutazione questo era impossibile, non ce la potevamo fare, capito? Quindi c'erano due possibilità, ci servivano dei soldi per un bridge per reggere questo tempo, perché nel frattempo le cose andavano avanti, cioè noi stavamo lì a sviluppare, a fare prodotti, a fare tutta l'attività che andava fatta, capito? Quindi non si poteva reggere, quindi avevamo valutato che ci servivano almeno 30 milioni di lire, o 30 mila euro, ma non mi ricordo, 30 mila euro, ecco. C'era già 30... l'euro nel 2007. Oh. C'erano gli euro, c'erano. Sì, c'erano gli euro. Ma io mi confondo, capito? Ma comunque ci servivano questi 30.000 euro e praticamente il problema era come beccarlo. Abbiamo provato a dirlo, ce l'avevamo detto anche a Lorenzo e gli altri. Loro hanno detto, guarda, noi possiamo fare un prestito convertibile. Cioè noi gli diamo questi soldi, poi se noi investiamo li includiamo nel nostro investimento. Se non investiamo ce li tornate indietro. Chiaramente noi non potevamo dire che ti torno indietro, non abbiamo la lira noi, cioè è una cosa che cioè, dobbiamo trovare un altro modo per farlo, capito? Col senno del poi sarebbe stata una buona pensata pigliarselo, è chiaro, però noi non potevamo essere sicuri che loro ci finanziavano e quindi siamo messi in moto per trovare altri fondi e abbiamo trovato un po' di amici sparsi che a cui piaceva il progetto, capito, che ci hanno supportato e continuano a supportarci in maniera... Insomma, sono una delle ragioni per cui sono andato avanti sempre su Paspac, perché bisogna portare in porto le cose. Insomma, praticamente così pigliamo questi soldi siamo riusciti praticamente a tenere in piedi tutta la baracca finché poi non sono arrivati finalmente i soldi da IAG, che però effettivamente sono arrivati, io credo di averli messi in banca a maggio.
Quanto si può dire? Maggio. No, quanto vanno dato? Si può dire? 350.000 euro. Ok, da YAG. Poi voi c'è anche Z Meta, come si chiamano? Sì, in realtà la cosa è, i fondi sono arrivati complessivamente 350.000 euro, ma l'investitore è Zelnica Meta Ventures, che fa da ombrello praticamente, cioè il veicolo ufficiale dell'investitore. Però dietro Zelnica Meta Ventures c'è il fondo Ingenium, che è gestito da Meta Group, e poi gli investitori di AG. Quindi è una situazione un po' complessa. Diciamo che è una situazione, secondo me, non proprio felice, perché col senno del poi posso dire che secondo me il fatto di avere un fondo semipubblico all'interno dei tuoi investitori è una cosa che in qualche maniera ti crea un vincolo che alla fine è bloccante da molti punti di vista. Perché il fondo, il privato, l'unica cosa che c'ha, che gli interessa è alla fine avere un profitto, avere un utile. Quindi c'è una disponibilità a fare tutta una serie di operazioni che sono necessarie per l'azienda, che invece un fondo pubblico alla fine c'ha molte meno esse, cioè è molto meno interessato. Fra l'altro, Ingenium, a livello proprio di statuto, non saprebbe cosa farci con i soldi che eventualmente guadagnasse come fondo venture. Cioè, questa è una cosa che chiaramente è un problema, capito? Cioè, a livello di statuto loro non possono avere profitto, però fanno investimenti venture, cioè capisci che ci sta una cosa che insomma ti crea in qualche In maniera. E contraddizione, certo. poi c'è il fatto che essendo legato a una regione, c'hai degli obblighi di avere la sede legale nella regione, non puoi fare certe operazioni, eccetera. E purtroppo sto vedendo che ultimamente sta andando abbastanza sta cosa in Italia, perché sto vedendo che poiché ci sono pochi soldi, ci sono moltissimi fondi privati che si stanno appoggiando su fondi pubblici o Pubblici. semipubblici che in qualche maniera ti obbligano poi a stare in Sardegna, in Lombardia, capito? Qua, là. Cioè, questa cosa secondo me non fa bene a questo settore. In questo settore ci deve essere un atteggiamento di puro profitto, capito? Cioè, un business, devi pensare al business. Ogni legame, ogni vincolo che ti poni da un punto di vista del strutturale, di location, di azioni che puoi fare, di come devi gestire la gente, di come ti devi muovere, cioè qualunque cosa ti pone dei vincoli che nella competizione globale, soprattutto se sei in un settore come il nostro, diventano vincoli bloccanti. Certo. Senti, io mi ricordo a un certo punto voi vabbè, sono presi i soldi, avete cominciato a costruire un minimo di struttura. Avevate un ufficio a Via Baldo degli Ubaldi a Roma, in Yes. coabitazione con il mitico Leonforte di Foster, Yes. e messa sulla struttura. Insomma, racconta un po' che cosa successe in quel periodo. Ma secondo me questa è la parte più istruttiva di tutto l'esperienza Passpac. Cioè, noi chiaramente, cioè quando costruisci un qualcosa che non esiste, perché era il caso di Passpac, noi eravamo innovazione allo stato puro, cioè a differenza di tanti magari altri sistemi che si appoggiano su varianti esistenti, noi introducevamo una cosa che non esisteva. Quindi il problema è come fai a capire se questo business è sostenibile o no, come fai a trovare dei benchmark, come fai ad avere degli elementi di valutazione per dire: ah, lo facciamo così, non lo facciamo così, questi hanno fatto così, quindi noi facciamo così e funziona. Cioè, tutte queste cose non le sai, e quindi vai avanti per assunzioni. Fai delle assunzioni e dici: ah, noi pensiamo che ragionevolmente, se questa cosa succede, questa cosa va così. Insomma, sulla base di assunzioni di questo tipo avevamo costruito tutto il business plan. Quindi il business plan prevedeva tutta una crescita, certe persone da assumere, certe cose da fare, basato su queste assunzioni. Ora, che succede se queste assunzioni ti accorgi che sono sbagliate? È un bel problema. Succede che ragionevolmente ti verrebbe a dire: oh, buttiamo questo business plan e vediamo che dobbiamo fare, capito? Ma questo purtroppo non è quello che è successo nel nostro caso, perché diciamo, per questioni formali, per tutta una serie di altre ragioni, il nostro investimento era fatto su quel business plan. Quindi chi aveva investito su quel business plan e in qualche maniera si aspettava il rispetto di quel business plan. Capito? Quindi noi quello che abbiamo fatto è che abbiamo cercato di implementarlo, capito?
che con la consapevolezza che non stava funzionando, capito? Cercando di mettere in evidenza questo fatto, guardate che non funziona, cerchiamo di cambiarlo, però alla fine questo è successo, l'abbiamo implementato e quindi abbiamo cercato di assumere le persone che volevamo assumere e tutto il resto. E lì abbiamo trovato una serie di blocchi fondamentali, per esempio la quasi impossibilità, se non impossibilità completa, di trovare un programmatore JavaScript su Roma. Tu dici Roma è una città così grande, con tutta questa gente, tutti questi informatici, eccetera, però trovare uno sviluppatore JavaScript è stato impossibile. Cioè, questa è una cosa che noi all'inizio, prima, non potevamo sapere, capito? Perché c'è una situazione di crisi economica, tutti si lamentano che non c'è lavoro, tutti cercano situazioni stabili perché è tutto precario, e qua là, allora tu arrivi, gli offri un'assunzione a tempo indeterminato, in una startup innovativa con possibilità di visibilità internazionale, lavorando su un prodotto innovativo e divertente, capito, in cui devi creare delle cose, cioè c'è tutta una serie di... Sono troppe cose insieme, questo è il problema, capito? Sì, però capito, sono tutte cose che ingenuamente tu pensi che siano interessanti per uno sviluppatore, per un ragazzo che vuole entrare, invece no, assolutamente. Questi l'unica cosa che gli interessava era il rapporto che stavano cercando lavoro e c'era la società di consulenza che gli offriva 200 euro in più al mese e quelli andava là, oppure che gli dava maggiori garanzie perché gli dicevano che poi dopo fra 3 anni sarebbe diventato questo e quell'altro, tu eri piccolo, non sapevi, insomma tantissime ragioni per cui quei pochissimi che trovavi, che forse potevano andare bene, in realtà non erano motivati, erano motivati a fare altro, capito? E quindi alla fine noi abbiamo avuto il problema che il team non è cresciuto, nel senso che abbiamo assunto le persone, ma abbiamo assunto persone che andavano formate, capito? Quindi, quando c'è persone che devi formare, quello che succede è che io e Tara, anziché sviluppare il prodotto, stavamo addosso alle persone per cercare di formarle. Queste non producevano, perché in realtà erano troppo indietro, cioè avevano troppa roba da imparare ancora, capito? E quindi lo sviluppo del prodotto andava lentissimo. Nel periodo in cui c'era il team di 10 persone, 11 persone, era diventato lentissimo, cioè procedevamo veramente lenti. E questa cosa chiaramente ci ha creato problemi su tutti i fronti, perché tutti i piani di rilascio sono saltati, perché chiaramente non ci si arrivava. Contemporaneamente al piano di rilascio c'era un piano di ricerca di nuovi fondi che si basava su questi rilasci, su un certo tipo di crescita e quindi di conseguenza sul fatto di andare a cercare un Series A con altri investitori. Ma tutta questa cosa è saltata perché con i rilasci che vanno lenti, con la gente che non si integra bene, con il fatto che i soldi comunque li bruci, perché se paghi tutta questa gente che lavora e cerchi di implementare il business plan, assumi un business developer, assumi altra gente, cioè fai tutta una serie di azioni che erano previste nel business plan, se nel frattempo il prodotto non cresce, quello che succede è un classico di tutte le startup che finisci i soldi. Certo. Quando si soldi cominciano ad andare a calare, quello che succede è che per forza di cose sei costretto a licenziare, cioè quindi le persone che avevi preso gli devi dire guardate mi dispiace ma purtroppo non vi possiamo tenere e così via, capito? E alla fine non trovi neanche i fondi perché poi la sfiga nella sfiga volle che noi pigliamo i fondi nel 2008, quindi io mi ricordo che a giugno del 2008 presi da poco i fondi lessi un articolo a proposito di Facebook e dissi qua sta succedendo qualcosa che non mi quadra, però mi sa che qua arriva una specie di crisi finanziaria, economica, sta arrivando qualcosa che non mi quadra, cioè la vedo veramente negativa e mi ricordo che ne parlai pure in un CDA dicendo che secondo me sarebbe stato difficile trovare fondi a breve perché mi dava l'impressione che si stava restringendo tutto il mercato. In effetti quello che è successo dopo è stato esattamente questo, che è arrivata la crisi del 2008. Gli investitori hanno chiuso completamente i rubinetti, trovare un Series A era impossibile, quindi noi ci siamo trovati a avere questi rilasci lenti, avere il team che non funzionava perché non c'aveva lo skill, avere praticamente tutti questi ritardi, con i fondi, la situazione internazionale si va a chiudere perché per via della crisi per cui nessuno ti dà più soldi, con noi che stiamo finendo completamente il cash, la situazione è disastrosa, capito? Quindi quello che è successo è che a un certo punto abbiamo dovuto ridurre il burn rate al minimo possibile e di fatto siamo rimasti di nuovo solo di Tara. Quindi a gennaio del 2009
eravamo di nuovo in due a sviluppare come dannati. E la cosa interessante è che in circa un mese abbiamo sviluppato di più di quello che era stato sviluppato nei precedenti 6 mesi. Due, a dimostrazione del fatto che il team è veramente importante. Se c'è un team che funziona affiatato, di gente skillata, hai una produzione fortissima. Se c'è un team di tante persone, eccetera, ma non sono veramente affiatate, non sono skillate bene, capito? Chiaramente la produttività è scarsa. Certo. Posso fare una domanda cattiva? Quanto ti ritieni capace di delegare? Ah, guarda, io sono un grande delegatore, contrariamente a quello che potrebbe sembrare. Quando facevo il direttore editoriale nella edizione master, praticamente, che allora si chiamava DM Editori, a un certo punto eravamo circa 50 persone, fra redattori, grafici, designer, produttori, insomma, chi faceva la produzione, eccetera. E io mi limitavo soltanto a fare un lavoro veramente dirigenziale, di seguire un po' tutta la situazione, ma non scrivevo praticamente niente, non facevo niente, io seguivo soltanto la situazione, cioè davo soltanto delle direttive sulla base dell'accordo delle riunioni che facevamo prima con l'editore, e io mi sono sempre trovato benissimo a delegare. Il problema è che lo puoi fare quando hai persone a cui delegare, capito? Cioè, questo è il vero problema. Se hai persone di cui ti fidi, che vedi che sono produttive, eccetera, tu deleghi e sei soddisfatto dei risultati. Cioè, anche se non lo fanno come lo faresti tu, non ha nessuna importanza. L'importante è che c'hai dei risultati. Però questo team della DM lo costruimmo in 5 anni, capito? Pigliando il meglio che si poteva pigliare in Calabria, perché noi stavamo a Cosenza e c'era l'Università della Calabria che sfornava laureati a più non posso, e noi eravamo praticamente fra i pochissimi che stavano là, cioè uno dei pochissimi sbocchi locali, per cui di fatto tu attingevi al meglio che produceva la facoltà di ingegneria informatica praticamente dell'Unical, e quindi c'avevi un team spettacolare, capito? Quindi noi assumevamo gente che scriveva benissimo, che produceva benissimo, quindi era facilissimo delegare. Il problema è che quando sono stato in Paspa, che non potevo delegare, capito? Perché di fatto, se lasciavo fare agli altri il software, questi non lo facevano perché non avevano la competenza, quindi quel poco che si è sviluppato lo dovevo sviluppare io. Contemporaneamente dovevo cercare di, capito, di spiegare agli altri e trasferire le cose, capito? E l'unica cosa che il team è riuscito a fare da solo è stata la parte di e-commerce. La parte di e-commerce l'hanno fatta completamente Giuseppe Grzecznik, che era un polacco, una persona molto in gamba, e loro hanno fatto praticamente il sistema di e-commerce, e io là gli ho dato completamente mano libera. Loro hanno fatto come hanno voluto loro, in una maniera secondo me orribile, io non l'avrei mai fatto in quella maniera, però loro l'hanno fatto in quella maniera e io gli ho lasciato spazio, l'hanno fatto come l'hanno voluto fare loro, però ancora funziona. Cioè, l'approccio era un approccio, diciamo, old school, però funziona. Noi ancora adesso usiamo il sistema di e-commerce che hanno creato loro, quindi. Senti, io mi ricordo che finché siete stati in Italia, cioè per un certo periodo c'era un competitor italiano che è una cosa buffa, no? Cioè, questo fatto di fare una startup che fa un sistema per gestire le password in Italia e che in Italia nasce un competitor diretto, sostanzialmente, ovviamente non con la tecnologia e l'approccio non erano lo stesso, ma questo per il consumatore finale tutto sommato è abbastanza irrilevante, nel senso che la stragrande maggioranza delle persone non è in grado di capire la finezza tecnologica che c'è in un sistema piuttosto che in un altro, i vantaggi che ci sono in un sistema piuttosto che in un altro. Alla fine si affida, fa un atto di fiducia e dice ok, funzionerà e va bene così. Che erano Clippers. Sì. E io mi ricordo per conversazioni che noi avevamo all'epoca, che insomma, che voi li tenevate proprio sotto controllo day by day in qualche modo, cioè c'era una sorta, diciamo, di ingarellamento con Clippers. Come si chiamava il... Marco Barulli e Giulio Cesare Cesaroli. Ah, ecco, infatti Comunque. mi ricordava Augusto, invece era Giulio Cesare, Ah. ok. No, ma guarda, loro secondo me, qui è stato un periodo molto divertente, perché ti ricordo che quando è nato Paspak, io ci ho avuto l'idea di come farlo funzionare. Prima ancora che riuscisse a montarla, a un certo punto esce questo articolo su Ajaxian,
a proposito di Passlet, che era un sistema fatto da un americano, praticamente molto semplice, super semplice, che è rimasto così, anzi forse adesso non so ancora se c'è, che implementava il modello, capito, e loss proofing, eccetera. Quando ho scritto a questo tipo, per dirgli, oh, ma guarda che noi manca farlo apposta, stavo pensando di fare un sistema proprio con la stessa tecnologia, capito, quindi magari ne possiamo parlare, capito, cioè collaboriamo, come lui sa, ma sai la cosa curiosa? Che tu mi scrivi da Roma, mi hanno scritto alcuni a Bologna che pure loro hanno fatto la stessa cosa. È curioso perché siete tutti e due dall'Italia, capito? E quindi poi io scoprì che c'erano questi altri a Bologna che stavano lavorando su questa cosa che era simile alla nostra, capito? Quindi quando poi siamo usciti, a un certo punto, dopo un po' sono usciti loro, capito? Ma proprio lì, capito? Ma non mi ricordo, ma una roba veramente di 15 giorni, uno prima l'uno, prima poi l'altro. E praticamente la cosa interessante è che loro usavano comunque l'approccio di base come il nostro in una maniera, secondo me, più stringente, cioè il loro approccio era molto più rigoroso, capito? Era molto più orientato da un punto di vista, diciamo così, ingegneristico, era più rigoroso. Il nostro era un approccio più da designer, capito? Però tutti i meccanismi, i funzionamenti di base, eccetera, all'incirca erano uguali, capito? E lì c'è stato uno scambio sempre con loro, per cui siamo scambiati parecchie informazioni, parecchie cose, cioè abbiamo collaborato in qualche maniera pur essendo competitori, per cui c'erano degli scontri, tu magari assistevi, leggevi un articolo dove c'era uno scontro nei commenti, capito? Su qualche articolo, però poi magari c'avevamo una chiacchierata io e Marco Barulli in cui dicevamo: ah, senti, però sta cosa, dai, però non mi dico così, dai, però te lo dico io, però capisci? E quindi c'erano queste cose interessanti, capito? Per cui era. Poi con Marco ci siamo visti tante volte, insomma, è un amico, insomma. Però la cosa Dai, che ti adesso, volevo sai quella cosa che domandare. mi faceva incazzare in quel periodo? Che si parlava tanto di innovazione da tutte le parti. Poi, in un settore particolarmente critico come quello delle password, della sicurezza, eccetera, c'erano due startup che erano innovative a livello mondiale, erano tutte e due in Italia, o ci fosse stato un giornale che ci avesse fatto un articolo, un qualcuno che ci avesse dato in considerazione. E io, guarda, noi abbiamo scritto a tutti i giornali possibili e immaginabili, facendo notare questa cosa, dicendo esplicitamente che c'eravamo noi, c'era Clippers, per cui c'era l'Italia che in qualche maniera in questo settore, se vuoi di nicchia, molto particolare, eccetera, però eravamo all'avanguardia a livello internazionale. Oh, nessuno ci ha considerato, ma manco lontanamente. Senti, invece gli altri due competitor chi erano all'epoca? O chi sono tuttora, insomma? Guarda, allora praticamente competitor non ce ne avevamo inizialmente. Nel 2007 eravamo noi Clippers, perché a livello di competitori c'era. Un altro sistema online che si chiamava Gatra, che però funzionava non host proof hosting, la cifratura veniva fatta sul server, e questi sono spariti quasi immediatamente, non hanno retto la competizione. E poi c'erano tutti i password manager offline, c'era KeePass, c'erano una marea, poi di password manager offline c'è stata una marea. C'erano tutti quelli, c'era 1Password, per esempio, che era invece integrato dentro il Mac. Questi erano i competitori, però non erano dei competitori diretti perché non erano online. Il primo vero competitore online che noi abbiamo avuto praticamente è stato ad agosto 2008, che è uscito LastPass. LastPass praticamente nasce come plugin per Firefox, quindi per fare l'integrazione del password manager dentro il browser, e con praticamente questi di LastPass hanno fatto un'operazione molto intelligente, se vuoi. Loro praticamente hanno preso il meglio di quello che abbiamo fatto noi, il meglio di quello che hanno fatto l'esperienza precedente, tipo RoboForm, che era integrato nel browser, e praticamente hanno, pigliando il meglio di tutto ciò, hanno tirato fuori questo plugin, capito? Che aveva i dati tenuti a livello locale nel sistema, però contemporaneamente li metteva online, capito? E aveva una, a livello di user experience, era un form filler tipo RoboForm. Quindi il vantaggio che avevano questi di LastPass è che loro avevano appena venduto una società per 50 milioni.
Erano quattro persone, skill affiatato, di persone che hanno lavorato insieme per anni perché hanno costruito questa società. Quindi, quando io ho letto, mi ricordo la prima volta di LastPass, e ho pensato: signori miei, con questi non si compete, cioè non possiamo competere per una ragione evidente, perché noi abbiamo il team che abbiamo tutte queste difficoltà del mondo. E io sa sapevo, ero, mi era chiarissimo, capito, che tutti cercassero di negarlo, insomma, che quel team non poteva durare perché noi avremmo finito i soldi prima di riuscire a formarli. Capito? Quindi c'avevamo persone che non erano in grado di competere come team. Dall'altra parte c'avevamo questi che avevano i soldi, perché avevano venduto 50 milioni la società precedente. Quindi non c'avevano problemi di fondi, di cose, eccetera. C'avevano un team di quattro persone affiatate, esperte, capito? Avevano già costruito un prodotto che era evidente che erano sopra, che ci lavoravano da mesi, che l'avevano costruito con calma, eccetera. Quindi dico, noi con questi non possiamo competere. E quindi, però, quello è stato il nostro primo competitore fondamentale. Nel momento in cui ci siamo resi conto, io perlomeno mi sono reso conto che non si poteva competere, da una parte ho cercato di minimizzare con gli investitori, per non farli preoccupare troppo, perché dico, sì, non è un vero competitore perché è un plugin, noi siamo più orientati verso i team, perché noi stavamo lavorando sullo scaling, quindi stavamo introducendo questa cosa, quindi noi puntiamo ai team, loro puntano alla persona singola. Quindi, se da una parte non siamo proprio in diretta competizione, però del resto, se loro vengono nella nostra direzione, e secondo me prima o poi l'avrebbero fatto, poi di fatto non l'hanno fatto, cioè loro sono rimasti molto più legati all'approccio singola persona, capito? Più che all'approccio di gruppo. Però se lo fanno, noi non possiamo competere. Quindi, diciamo, la mia posizione era che bisognava diversificare i prodotti. Ora, una cosa che di solito non viene detta è che, io non so, tu probabilmente avevi visto il business plan di Paspak, sicuramente, Sì. insomma. Nel business plan di Paspak era scritto chiaramente che noi creavamo questo pastor manager, ma soltanto come prodotto che dimostrava la solidità di una tecnologia. Poi l'idea di fondo era quella di creare un framework, una specie di privacy gateway che permettesse di creare altri tipi di applicazioni di qualunque genere che usassero lo stesso approccio. Quindi, quando è uscito LastPass, l'idea che ci ho avuto io era: anticipiamo in quella direzione, quindi andiamo subito nella direzione del gateway, cerchiamo di diversificare da subito e quindi pigliamo da subito una direzione per cui noi siamo un prodotto che gestisce anche le password, ma non siamo un password manager, capito? Questa è l'idea di fondo. Perché se non puoi competere con qualcuno, devi smettere di averlo come competitore, capito? Secondo me. Perché se no, in competizione diretta la gente fa il confronto uno a uno e tu sei perdente, capito? Non c'è possibilità. Quindi, però, questa strategia fu bocciata clamorosamente. Perché, insomma, diciamo che l'obiezione fu che non era core business, capito? Cioè, non c'è stato verso, insomma, no. E quindi Fu bocciata da chi? dal CDA, diciamo, in Ok. senso generale. Senti, quando avete deciso di andarvene in America? Perché a un certo punto, cioè, diciamo, siamo in una situazione che mi sembra un po' di stallo a un certo punto, no? Cioè, quindi sostanzialmente voi avete un business che sta lì, qualche risultato lo porta, state ancora cercando una strada, avete sostanzialmente, faccio una sintesi, diciamo. Se la dovessi riguardare alla luce della letteratura che è uscita negli ultimi 2 anni sull'argomento fare il pivot e compagnia bella, direi che non avete fatto un pivot o non avete fatto più di un pivot quando era necessario farlo e vi siete intestarditi sostanzialmente. Adesso senza stare a entrare poi nel merito del motivo, ma insomma la storia dice che siete andati in esecuzione di un business plan che non funzionava. Lo avete continuato a portare avanti, a un certo punto avete dovuto ridurre la struttura perché il burn rate era troppo alto e quindi siete rimasti sostanzialmente in una situazione di stallo. La classica situazione in cui tu puoi dire: ho imparato un casino di cose, ho imparato tante cose. Se avessi adesso dei soldi, probabilmente potrei cominciare a mettere a frutto tutte le cose che ho imparato e valorizzare questo patrimonio di know-how. E poi alla fine dei conti una startup finché non fa soldi,
La cosa che vale all'interno di una startup è il know-how che tu sei riuscito a costruire, che Yes. non c'è altro, non c'è, finché non c'è il fatturato. Però, diciamo, questi soldi per un motivo o per l'altro non arrivano, nel senso che è più difficile fare rispetto a un business, come dire, che non è decollato, magari hai più difficoltà a trovare dei fondi per un investimento, per un, diciamo, appunto un Series A, quindi diciamo un investimento che a questo punto dovrebbe essere di un milione, diciamo, che ti dovrebbe garantire quella tranquillità di dire vado avanti per un po' di tempo e cerco effettivamente di scalare di questo business. Quindi voi, se non ricordo male, a un certo punto dite, noi questa operazione la possiamo fare se andiamo negli Stati Uniti, cioè cerchiamo di, noi qui sostanzialmente siamo impantanati, perché non proviamo ad andare in America? E io mi ricordo che anche poi Tara fece un Ignite in quel periodo in cui spiegava come ci si trasferisce in America, come dire, con un budget non troppo ampio. Sì, ma E, guarda, dimmi. no, fammi capire come è avvenuto questo Guarda, in passaggio. realtà ci sono stati molti passaggi in mezzo. Diciamo, il passo fondamentale è stato che siamo stati finalisti a Mind the Bridge, che nel 2008 noi partecipavamo a Mind the Bridge e fummo finalisti. Quindi a marzo del 2009 Tara venne qui negli Stati Uniti. Perché noi eravamo finalisti in Mind the Bridge, quindi partecipavamo a tutto il giro, insomma, di cose, eccetera. E quello che chiaramente noi, rispetto alle persone, agli altri che partecipavano, la nostra finalità era un po' diversa, perché era quella di capire se era possibile trovare fondi qua, anche perché avevamo contatti con Symantec, eccetera, quindi c'erano dei possibili acquisitori, capito? Quindi Tara si mosse soprattutto in questa direzione. Quello che scoprimmo è che in realtà per gli investitori in quel momento, perché poi queste cose cambiano continuamente, da anno in anno cambiano le filosofie, eccetera, quello che per loro era veramente importante non era tanto quanto fatturasse Paspac, ma se ci fossero delle metriche replicabili. Cioè, dice, se voi potete arrivare con delle metriche per cui dite, noi facendo questa operazione A recuperiamo B, se mettiamo i soldi C otteniamo D, capito? Cioè, usiamo un meccanismo replicabile. In questa maniera era possibile trovare dei fondi. Quindi l'idea fu a seguire quella di cercare di, anche perché in Italia noi ci avevamo provato, working capital, altre cose, eccetera, trovare altri fondi in Italia, soprattutto in quel momento con la crisi, eccetera, era impossibile. Cioè, provate con tutti gli investitori che c'erano sulla piazza, eccetera, era impossibile. Noi stavamo, prima di tutto perché tipicamente una startup viene considerata come una struttura quasi binaria, funziona, cresce, non cresce, è fallita, la chiudiamo. E ti posso dire che col senno del poi, se dovessi ragionare proprio in maniera spietata, direi che è anche giusto, cioè noi avremmo dovuto chiudere praticamente tutto a novembre del 2008, quando ancora c'eravamo gente dentro, eccetera, c'eravamo ancora i soldi, eccetera, avremmo dovuto chiudere tutto, cioè a fare proprio un ragionamento spietato di puro business. Effettivamente questo è quello che avremmo dovuto fare, però non l'abbiamo fatto e quindi mo siamo a vedere perché non l'abbiamo fatto, cioè sai, sono quelle cose che tu ci stai dentro, lo vuoi fare, lo vuoi far funzionare lo stesso, vuoi trovare il modo per capire bene le cose. Quando diciamo abbiamo capito che c'era bisogno di metriche eccetera e abbiamo capito soprattutto che in Italia è impossibile trovare fondi, abbiamo pensato che forse negli Stati Uniti si potevano trovare, quello che ci serviva era costruire queste metriche. Quindi cercammo di vedere se era possibile avere un minimo di bridge, in qualche maniera, pochi soldi, giusto per riuscire a costruire queste metriche. Ci venne in aiuto in realtà Zernike Meta Ventures, perché loro, i nostri investitori, avevano avuto un avanzo di fondi da Ingenium, per cui potevano investire circa 70.000 euro. Senza dover cambiare tutto il meccanismo, l'accrocchio, fare un nuovo investimento, eccetera. Cioè, si poteva fare questa tranche aggiuntiva praticamente. E così abbiamo fatto, cioè abbiamo aggiunto questi fondi. Ora, quando loro ci hanno detto che si poteva fare questa cosa, ci hanno chiesto di presentare un piano su come li avremmo utilizzati. Il nostro piano era quello di costruire delle metriche, cioè cominciare a tirare fuori tutta una serie di progetti, di
di processi replicabili, per cui dico io faccio queste azioni di marketing in questa maniera e ottengo questi risultati. Perché il nostro obiettivo era quello, su quello che avevamo imparato a Mindbridge, poi di andare con queste metriche replicabili dagli investitori e dire guardate che Paspac adesso fattura 2 lire, però noi abbiamo dimostrato che se investo X in questa azione, eccetera, ottengo questi risultati e quindi ad investire soldi come si deve possiamo avere revenue significative. Quello che successe invece fu che quando facemmo questa riunione per, alla fine per questo investimento aggiuntivo, l'idea dei nostri investitori non era quella di fare le metriche, di procedere in questa direzione. Secondo loro dovevamo invece andare negli Stati Uniti, quindi l'idea non è stata nostra inizialmente, è stata un'idea di Lorenzo Franchini. Dovevamo andare negli Stati Uniti perché secondo loro ci avevamo bisogno di trovare del management, cioè perché loro erano convinti, capito, ancora sul fatto che alla fine il problema di fondo fosse non che il business plan fosse sbagliato, ma che noi non eravamo stati in grado di implementarlo, capito? Quindi questo è stato lo scontro, se vuoi, di fondo fra noi e i nostri investitori, cioè uno scontro che avviene in qualunque società, insomma, su posizioni diverse. Cioè, la nostra posizione diversa è che noi pensavamo che quel business plan andava rifatto perché non funzionava e quindi bisognava adeguarlo a quello che stava succedendo. Dal loro punto di vista era un problema di management, cioè noi non eravamo stati in grado di eseguirlo. Quindi dice, andiamo negli Stati Uniti, troviamo del management interessato, gli offriamo delle quote, le stock options, delle cose, eccetera, e a quel punto procediamo in questa direzione, avendo. E anche perché un manager di peso che ti entra nell'azienda ti aiuta praticamente ad avere un exit, magari c'ha contatti, eccetera. La cosa aveva senso, che chiaramente, capito? Tanto è vero che noi, anche se io non ero d'accordo su questa cosa, però diciamo ero in minoranza, potrei dire come sempre, e quindi praticamente, cioè, almeno per un lungo periodo sono stato sempre in minoranza, guarda, pure Tare era sempre contro di me, cioè per cui ero sempre in minoranza. Però, capito, anche stavolta in minoranza, vabbè, quindi ok, facciamo così, andiamo là, cerchiamo sta. E quindi Tare è venuta qui, è stata 3 mesi in plug and play, e quello che è stato interessante, quello che ha scoperto è che trovare manager non era assolutamente facile. Anzi, era quasi impossibile, però c'era l'interesse, capito? C'era l'interesse, e quindi alla fine, piano piano, lei ha costruito un progetto che era tutta un'altra cosa. Era se vuoi, una specie di spin-off di Vaspac, cioè era un prodotto che si chiamava Carebind ed era un sistema che molto simile a Skype a vederlo, che ti permetteva però di scambiare dati riservati, protetti, usando le tecnologie di Paspac, fra medici, laboratori, eccetera. Quindi quando devo mandare una TAC dal laboratorio all'ospedale, al paziente, eccetera, avrei usato questo sistema. E questo era un modo per utilizzare le tecnologie di Paspac in un contesto completamente diverso, che è quello del mondo della salute, che è un business enorme. E lì fu molto interessante perché lei in pochi mesi riuscì a costruire un progetto spettacolare, coinvolgendo un possibile medico importante come CEO, trovando advisor, trovando investitori interessati a livello di Series A, capito? Cioè quindi venture. Il problema qual è? Che per montare questa cosa avevamo bisogno di fare un pilot. Per il pilot avevamo anche trovato una società di New York, grande più o meno come Capgemini Italia, quindi una bella società che aveva 25.000 clienti fra medici, cliniche, eccetera, che era disposta a fare il pilot con noi. Però noi per montare questo pilot ci servivano 150.000 dollari. Sì, 150.000 dollari. Non l'abbiamo trovato. Cioè non c'è stato verso, capito? Non l'abbiamo trovato in nessuna maniera. E quindi a quel punto, a un certo punto, Tara se ne è tornata sconsolata. Io ci ho provato pure in Italia, eccetera. Insomma, non c'è stato verso perché il mercato in Italia è impossibile trovare il fondo. Perché il mercato italiano è completamente diverso. Un sistema dove il medico è una specie di dio, capito? Cioè, Certo. il medico no, qua il medico è un professionista che ti offre un servizio, tu vai per via dell'assicurazione, capito? Spesso se tu qui vai da un medico, cambi medico continuamente perché ti appoggi a criteri completamente diversi, ti aspetti un servizio professionale, quindi ci sono tutta una serie di meccanismi completamente diversi, per cui diciamo in Italia nessuno ha capito la potenzialità di business di questa tecnologia. Qui invece c'avevano il problema che volevano che la società fosse incorporata negli Stati Uniti. Dice, oh, la cosa ci interessa, però
però incorporate negli Stati Uniti è chiaramente la cosa, vogliamo che, insomma, noi vogliamo investire negli Stati Uniti nella società che possiede l'intellectual properties, property di questa cosa. Quindi bisognava incorporare negli Stati Uniti e spostare la proprietà intellettuale, capito? Su questa cosa ci fu un blocco, a tutt'oggi, capito? C'è stato un blocco da parte dei nostri investitori che probabilmente legato alla questione del fondo semipubblico, che non può avere una sede, capito, al di fuori dell'Italia, di fatto, capito, cioè questa cosa del fondo semipubblico, di fatto ci ha bloccato tutto il processo, per cui, capito, se noi non ci avessimo avuto Ingenium fra i nostri investitori, probabilmente avremmo incorporato qui negli Stati Uniti, avremmo preso i fondi e tutto il resto, capito? Quindi poi che è successo? Quando alla fine il Carebank è stato chiuso completamente come progetto, ci siamo comunque trovati in una situazione in cui in Italia non c'erano sbocchi e si era capito comunque che qui negli Stati Uniti c'erano delle possibilità, abbiamo deciso comunque di trasferirci, cioè trasferiamoci uguale, poi vediamo lì con tutte le possibilità che ci stanno, qualcosa troveremo, capito? Quindi magari abbiamo più possibilità di trovare, e poi una volta che siamo lì sarà magari più facile anche trovare un modo per incorporare negli Stati Uniti, non lo so, insomma, diciamo l'idea era, non era molto precisa in quel momento, però del resto rimanere in Italia era completamente inutile, perché non c'era possibilità di trovare fondi, non c'era problema, e poi tieni conto anche che il PASPAC è solo in inglese, e il grosso dei nostri clienti è nordamericano, cioè tipo il 60% di tutta l'utenza di PASPAC è nordamericana, di tutta l'utenza pagante, quindi stando qui tu c'hai anche il fuso orario, per certo, i customer service eccetera, capito? Cioè tu puoi seguire molto meglio le cose, io durante la giornata, cioè ti arriva un ticket e ti rispondi immediatamente, quando stai in Italia il ticket ti arriva durante la notte, tu rispondi il giorno dopo, capito? Quindi cioè, c'è una serie di fattori per cui se il mio mercato sta qui, allora tanto vale che io mi sposto, capito? Senti, ma oggi a che punto siete? Cioè, che cosa, qual è il futuro di PASPAC? Ah, questa è una bella domanda. Il problema di fondo qual è? Che PASPAC continua a crescere lento, però adesso secondo me è un sistema replicabile, perché noi abbiamo revenues abbastanza solide, siamo a break even praticamente da quasi un anno, per cui di fatto il sistema non brucia più cash, ma il conto corrente eccetera cresce. Quindi in realtà siamo nella classica posizione in cui c'hai un prodotto che funziona, che si vende, per cui se invece di avere la nostra user base che è ridotta, avessimo una grossa user base, probabilmente noi faremmo la barca di soldi di revenue. Quindi siamo nella posizione in cui se ci comprasse un player, se per esempio Google ci piazzasse nelle sue applicazioni, probabilmente venderebbe una marea di password manager in tempi brevissimi. Cioè recupererebbe l'investimento molto velocemente, perché noi abbiamo un tasso di conversione del 4%, che è buono, capito? Un tasso di rinnovo del 90%, insomma sono tutti, cioè sono gli stessi tassi che c'ha Evernote, capito? Perché io ci ho parlato con Phil Libin, lui fece una presentazione da noi a Sunfires, e vedendo le sue metriche dico, ma queste sono le stesse metriche che abbiamo noi, la differenza è che noi abbiamo un centesimo degli utenti che avete voi, ma a parte il centesimo di utenti, le metriche sono uguali, cioè il tempo medio in cui uno compra, capito? Per cui la gente mediamente compra dopo 6 mesi, capito? E così via. Ma cos'è che manca a PASPAC per fare questo salto? Ma secondo me ci sono due ordini di problemi. Cioè da una parte il fatto che il sistema ormai è complesso. Quando un sistema è piccolo e semplice, aggiungere funzionalità è un'operazione veloce, tu aggiungi una funzionalità al volo, aggiungi, la gente ti chiede, ah mi serve questa cosa, tu gliela aggiungi al volo, capito? Cioè è facile. Quando il sistema diventa complesso, è grosso, c'è un sacco di funzionalità, cioè a quel punto aggiungere nuove funzionalità è veramente complicato. Quindi il problema è che noi abbiamo richieste per storage di file, e questo ci aprirebbe tutto un universo da una parte, ci abbiamo richieste per applicazioni native che, ovviamente, come puoi immaginare, l'applicazione nativa per iPad o per iPhone eccetera ti apre, capito, un universo a livello di marketing eccetera. Ci abbiamo richieste per tutta una serie di altre cose che noi non possiamo fare, perché io non riesco proprio praticamente a farle, perché c'è un sacco di lavoro, il sistema è estremamente complesso,
è un sistema critico, cioè dentro PassPack non ti puoi permettere di introdurre un bug, perché se la gente si brucia le password, Certo. hai fatto un danno, capito? Quindi Però da una parte questo questo problema. sul fronte delle funzionalità, però Esatto. diciamo Però questo qui ci blocca perché la gente si aspetta delle cose, ci sono molti che ci abbandonano perché vanno a fare il confronto e dice, vabbè, meglio LastPass che c'ha il plugin, oppure meglio OnePassword che c'è l'applicazione sull'iPhone che mi sincronizza, capito? Quindi noi da questo punto di vista, a livello di marketing, siamo deboli perché nel confronto con i competitori usciamo male. Per cui l'articolo che esce adesso sul Lifehacker, mentre 3 anni fa ti metteva in primo piano dicendo ah, adesso non ti mette più in primo piano perché ti vedi che tu hai un sottoinsieme delle funzionalità che c'ha il tuo competitore. Poi il tuo competitore ha molti più utenti, quindi ti ignorano. Allora quello succede è che noi per essere visibili, diciamo da un punto di vista dei blogger, dei giornalisti, eccetera, dovremmo essere competitivi direttamente, quindi dovremmo sviluppare. Questo non lo possiamo fare. L'alternativa sarebbe avere una grossa user base. Per altre ragioni, perché ti fai un merge con un altro prodotto che ce l'ha, che sta esattamente nel tuo target di utilizzo, che è quello dei team. E nel team, sì, è vero che tutta una serie di cose sarebbero utili, però in realtà il problema che risolve Passpack nel team specificatamente funziona bene. E però su quel fronte hai bisogno di marketing. Marketing vuol dire soldi, spese, capito? Investimenti. Quindi noi non abbiamo la forza di sviluppo perché non abbiamo il team e dall'altra parte non abbiamo la forza di investimento a livello economico, quindi di fatto siamo bloccati, cioè siamo costretti a crescere molto lentamente. Perché Passpack continua a crescere, capito? Però cresce molto lentamente, cioè è un tipo di crescita da lifestyle, capito? Se io volessi una lifestyle probabilmente potrei dire, oh, sai che Dio, mi tengo Passpack, a me va bene. Io Certo. campo, capito? In fondo, capito, ci lavoro pure poco perché il sistema è stabile, capito? Non mi crea problemi, eccetera. Però ovviamente non è quello che vuole un imprenditore, no? E quindi infatti che stai facendo tu? Cioè adesso sto lavorando su un nuovo progetto che si chiama Tara Sempre. è già uscita, no? Cioè, Tara di fatto da quando siete negli Stati Uniti a un certo punto ha detto, vabbè, io adesso ho bisogno di staccare da questa roba, se la diventa una roba Sì, ma ossessiva. era anche una ragione economica, perché Certo. poi a Roma bene o male riuscivamo a sopravvivere col salario di Passpack che è abbastanza ridotto, capito? Qua era impossibile, capito? Quindi non era possibile che potevamo sopravvivere in due, qua, eccetera, con quello che incassavamo, che noi abbiamo come salario da Passpack. Quindi di fatto l'unico modo era che uno dei due si metteva a lavorare su qualcos'altro. E per Certo. ragioni tecniche ovvie, l'unico che si poteva spostare era Tara, perché io, cioè se mi spostavo io tecnicamente, chi lo gestisce il sistema? E Quindi, quindi same team. Same Team è the next big thing, come si dice? Cioè, chiaramente il sistema è destinato a rompere le regole dei sistemi sociali. Ti basta come affermazione iniziale, è abbastanza forte. Direi di sì, diciamo. No, bisogna. Guarda, sto giusto appunto scrivendo un pezzo in cui ormai ti sei montato la testa, che dice che nella Silicon Valley, dice Steve Blank, qualsiasi imprenditore parte con l'idea che deve cambiare il mondo. E questa è una delle cose che differenzia un imprenditore tipico della Silicon Valley rispetto a un imprenditore di qualsiasi altra parte del mondo. Cioè l'ambizione a fare delle cose grandi. Beh, anche con Passpack era questa l'ambizione, perché l'idea con Passpack era quella di fare il Web3, cioè vale a dire di arrivare quando il social sarebbe stato troppo aperto a metterci dentro delle componenti di privacy importanti, capito? Quindi creare la tecnologia per fare in modo di creare un layer, per esempio su Facebook, che ti garantisse una vera privacy, capito? All'interno di certi contesti. Quindi il progetto di Passpack era abbastanza ambizioso, Però capito? la privacy non è un Spiegato need, cioè la privacy non è un need per molte persone, per la in particolare. maggior parte delle persone. Infatti, Same Team è esattamente l'opposto, cioè tu immaginati il contrario della privacy, il team assoluto, quello è Same Team, capito? Infatti, capito, io ho problemi sulle leggi sulla privacy, eccetera. Senti, ma se tu adesso tu ti guardi indietro agli ultimi 5 anni, qual è la cazzata più grossa che hai fatto? Ne abbiamo fatte di cazzate. Vabbè. Ma secondo me, guarda, se io posso dire qual è secondo me l'errore più grosso.
Però non so se è una cazzata, perché non credo che avrei potuto evitarlo. Secondo me l'errore più grosso che ho fatto è stato quello che a giugno del 2008, quando mi è stato chiaro che il business plan non era implementabile, cioè perché nel momento in cui abbiamo cominciato a montarlo, mi sono reso conto a un certo punto in maniera chiarissima che quel business plan non funzionava, io avrei dovuto puntare i piedi, avrei dovuto dire agli investitori, a tutti quanti, dire, signori, me non funziona. Io mi dimetto adesso, immediatamente, cioè fatelo voi, capito? Cioè, questo business plan non funziona, quindi noi butteremo i soldi, capisci? Questo qui è una cosa che puoi fare però solo se c'hai l'esperienza, per capire le conseguenze di tutto il resto. Invece allora, non mi, re cioè, mi rendevo conto dei rischi, capito? Che probabilmente avremmo avuto sta gente, che poi che finivamo i soldi, che questi soldi non producevano, che il business developer non ci serviva, tutta una serie di cose, però non c'avevo la sicurezza che fosse la cosa giusta da fare, cioè non c'avevo l'esperienza, eccetera, capito? Però col senno del poi avrei dovuto fare questo. Nel momento in cui ero consapevole, dovevo dire: io penso che questo business plan va buttato e bisogna ripartire da zero, cioè dobbiamo ripensare tutto. Questo è l'errore più grosso, secondo me. E invece la cosa più figa che hai fatto? Fastpack, no, non lo so. Ma guarda, ogni volta che fai, che ti inventi una cosa che prima non esisteva è divertente. Cioè, le cose più divertenti, ovviamente dal punto di vista tecnologico, sono state implementare soluzioni per risolvere problematiche che apparentemente erano irrisolvibili. Cioè, cose, capito, che tu dici, ah, questo qui non si può fare. Cioè, tu dici, ah, vabbè, non si può fare, vediamo se non si può fare. Poi alla fine tu trovi un modo per farlo, sicuro, capito? Stabile, beh, quelle sono belle soddisfazioni. Secondo me, quelle sono le cose più fighe. Sono questioni puramente tecniche, però, non certo, diciamo di carattere imprenditoriale in generale, no? Capito? Senti, Quindi, le cose più divertenti sono là, sono, dal punto di vista tecnico. tu ti sei fatto giri con gli investitori americani? Nei vari stati, diciamo, tu sei al piano di sopra, al piano di sotto dei 500 startups, mi sembra adesso, no? Io seguo un po' la cosa da lontano, però, perché noi non siamo in condizione di poter chiedere fondi. Cioè, il nostro problema, come ti ho detto, insomma, è che non avendo una società incorporata negli Stati Uniti, cioè, non rientriamo nelle categorie finanziabili da queste parti. Cioè, qui ti finanziano se sei all'estero soltanto se stai facendo un botto. Allora, in quel Certo. caso, diciamoci la verità, non gliene frega niente nessuno. Dove stai, stai, capito? Va bene, hai i soldi che stai andando un botto. Se non sei in questa condizione, devi stare in una condizione più standardizzata e più facile possibile per me, capito? Quindi lo Certo. standard della sicurezza, la società in Delaware, la C Corporation, eccetera. Quindi, però io, diciamo, per cui non vado a parlare direttamente con gli investitori di Paspa, che cosa del genere, perché non è quel caso, però seguo la cosa, diciamo, abbastanza da vicino, capito? Vedo come si muovono. Tu sei anche molto molto attivo dentro Italian Startup Scene, ci sono poi, cioè, ci sono alcuni memorabili scazzi, in particolare con Dettori, devo dire, no? Vabbè, mi sembra E cioè, con chi ti vuoi scherzare? no, ma anche per una questione caratteriale, figurati, non Sì, per... yeah. Secondo te, così a occhio, diciamo, io allora, non lo chiamerei ecosistema perché siamo ben lontani da avere un ecosistema di startup in Italia, eccetera, ma insomma, queste comunità tipo Italian Startup Scene, hanno un senso anche rispetto all'esperienza che tu hai fatto adesso negli Stati Uniti, no? Cioè, comunque, appunto, è vero che segui il mondo, insomma, sei immerso in un mondo in cui la gente sta lì per avviare delle imprese, no? Cioè, se la gente viene alla Silicon Valley è perché ha idea che deve fare l'imprenditore. Che ci manca a noi per fare questa roba qua, no? Cioè, io ti dico, secondo me, a noi sicuramente non ci manca il talento, nel senso che le capacità tecniche ce le abbiamo, io penso. Al netto di questa cosa, anche perché la gente se ne parte e se ne va, e quindi voglio dire, evidentemente qualcuno lo riusciamo a formare, diciamo che è appetibile anche per il mercato internazionale. Ma per il resto che ci manca? Noi discutiamo tanto di fare startup, appunto, su questi social network, su Italian Startup Scene.
Ma poi perché non arriviamo al dunque? Sono un sacco i fattori. Secondo me, allora, partendo dall'inizio, sicuramente gruppi tipo Italian Startup Scene sono importantissimi, perché qui quello che vedi che è veramente importante è il network. Qui il network è tutto, cioè gente tipo Y Combinator o 500 Startups costruisce tutto sul network. Cioè il vantaggio di essere finanziato e incubato da Y Combinator è sostanzialmente quello che c'hai centinaia di startup che stanno lì dentro in questa famiglia che tu puoi contattare, puoi avere scambi, puoi creare partnership, connessioni, eccetera. Questa è una potenza di fuoco mostruosa, capito? Quindi il network è fondamentale. Secondo me l'Italian Startup Scene ha creato un network di persone che si muovono in questo settore che non si sarebbero mai conosciute altrimenti. Cioè, c'è una marea di gente che tu leggi continuamente interventi, ormai ti sei fatto un'idea chiara di chi sono, che valore hanno, le cose che dicono, eccetera, che non avresti mai conosciuto altrimenti. Quindi, secondo me, un gruppo come l'Italian Startup Scene è fondamentale. È la base di partenza per creare un ecosistema. Molto più importante di altre cose, perché qui, anche quando non c'è Ma precedentemente, Bernardi si comunque. monterà la testa adesso, è Che cosa? finita. Bernardi si monterà la testa, è finita. Stefano sa benissimo come funziona, sa benissimo l'importanza di Italian Startup Scene, non c'è bisogno che gli faccio montare io la testa. Però diciamo la sua è stata un'idea importante, cioè secondo me ha avuto un risultato di grande valore, di grande risultato. Assolutamente. Quello che secondo me manca all'Italia è un complesso di cose, cioè è difficile dire, non è che noi ci manca qualche cosa in particolare per cui dici, ah, il vostro problema è che vi mancano i soldi oppure vi manca questo. A noi ci manca una marea di cose. Allora, ci manca una legislazione che ti aiuta, perché mo hanno tirato fuori l'SRL, capito, a zero capitale sociale, Semplificati. cioè, non è quello il problema. Il mio problema è che se voglio dare stock options a qualcuno non gliele posso dare. Se devo fare, noi adesso stiamo cambiando il presidente di Paspac, capito, come tu sai, io sono il nuovo presidente, oltre che perché Tara adesso non è più operativa. Per fare questa operazione solo di cambio di presidente, cambio del domicilio perché nel frattempo abbiamo cambiato casa, noi andiamo a spendere 700 euro, capito? Di Camera di Commercio. Cioè, queste sono cose che ti danno l'idea di come in Italia certe cose non hanno proprio senso. Cioè, un'azienda come una startup che a differenza di aziende tradizionali che hanno pochi movimenti, c'ha in brevissimo tempo una marea di movimenti, perché aggiunge investitori, aggiunge questi, advisor, stock options, cioè c'ha un movimento incredibile. Questo movimento ha bisogno di una legislazione che ti permette di fare operazioni senza spendere botte di soldi, capito? E soprattutto di poterle fare le operazioni. Certo. In Italia le stock options, per esempio, non solo non le puoi avere in una SRL, ma di fatto si va a configurare come un reato, nel senso che se tu fai un'operazione fiduciaria per cui dici, oh, io te le do, però in realtà te le tengo io, eccetera, diventa come una specie di prestanome, capito? Si configura un reato, capito? Cioè, sono cose complicate che ti rendono la vita difficile da un punto di vista societario. Poi c'è da un punto di vista invece dicevamo, del network, e questo è difficile, perché da noi ha voglia che stiamo parlando, c'è un sacco di gente che si muove, che parla, eccetera, però poi quando vai a creare la partnership, trovi un muro il più delle volte, c'è la gente tanto bella disponibile a collaborare, però non c'è una vera mentalità collaborativa. Cioè, mentre invece qui c'è una mentalità fortemente collaborativa. Se tu parli con qualcuno e gli chiedi un'opinione, quello ti risponde, ti dà una risposta dettagliata e vede subito se c'è una possibilità di business, cioè se c'è una possibilità di interagire, di creare una collaborazione di qualche tipo. Da noi in Italia, anche se c'è un'evidente possibilità di sinergia, trovi un muro dall'altra parte, cioè trovi che la persona si sta molto sulla difensiva, c'ha paura quasi quasi che tu gli vuoi fregare il business. Cioè, non lo so, cioè, ma diventa veramente difficile creare delle partnership. E questo qui è una questione di mentalità, capito? Hai voglia che, cioè, tu puoi cambiare il mondo, ma è una questione di mentalità, non è facile cambiarlo, capito? E tutto questo è molto prima di arrivare al problema dei fondi, che è quello di cui tipicamente si discute. È difficile trovare fondi. Secondo me non è difficile trovare fondi. Ti dico come la penso io proprio da Sì. questo punto di vista. Noi li abbiamo trovati abbastanza facilmente. Abbiamo tirato fuori un business plan credibile che funzionava, poi era sbagliato, ma era scritto bene, capito? E cioè, come l'abbiamo trovato noi? Possono trovare altre persone i fondi? Infatti la gente i fondi li trova, non è che non li trova.
Il problema è che le condizioni al contorno di tutto ciò sono difficili, capito? Per cui è difficile creare business, è difficile confrontarsi a livello internazionale, è difficile confrontarsi a livello nazionale, perché trovi facilmente dei muri dall'altra parte. È difficile, cioè ci manca, secondo me, sostanzialmente, ci manca la mentalità, capito? Questo è proprio il problema, ci manca proprio la mentalità. E poi, e questa cosa chiaramente si ripercuote anche su poi la difficoltà di costruire i team, perché ti serve il team e hai bisogno di gente che è disponibile a rischio, capito? Perché far parte di una startup rispetto a lavorare in banca o dentro Capgemini o dentro Accenture, eccetera, significa pigliarsi un rischio. Certo. Cioè tu lavori in una società che magari fra 6 mesi chiude, perché non ce la fa, ha finito i soldi, capito? Certo. Questa mentalità di prendersi il rischio qui è normalissima, cioè la gente si piglia il rischio normalmente, per cui così come se lo piglia l'imprenditore, se lo piglia il dipendente e se lo piglia anche perché sa che se quella cosa va male, trova lavoro da un'altra parte, capito? Perché il sistema è estremamente ricco di opportunità, di lavori, di start-up, di altre cose, capito? Quindi si crea una situazione per cui io sono un dipendente, cioè sto cercando lavoro come dipendente. Ho dei progetti che mi interessano, sono dei progetti a rischio, però sai, se mi va bene con un 1% di equity, capito? Becco Certo. Facebook e me ne esco con 100 milioni da lì a 3 anni, capito? Cioè, quindi in realtà mi piglio il rischio e me lo piglio anche perché se poi l'azienda chiude dopo 3 mesi io ne trovo un'altra. Quindi c'è tutto un meccanismo, capito? Che da noi, secondo me, onestamente, è impossibile replicare. Io credo che il modello Silicon Valley è impossibile da replicare per il momento in tutto il mondo, cioè non c'è un altro posto che lo puoi replicare. Perché qui non devi pensare solo agli americani, qui devi pensare alla quantità di gente che arriva da tutto il mondo. Certo. C'è la capacità di attirare talenti da tutto il mondo. Se tu guardi dentro Sunfire Offices, noi siamo una quarantina di membri dentro lo spazio e probabilmente ci saranno. Non credo ci siano 10 americani, 10 americani puri. Forse non ci sono, capito? Se vai a vedere c'è da tutto il mondo indiani, iracheni, Singapore, c'è giapponesi, cinesi, italiani, io e Tara, pakistani, c'è una marea di gente, capito? Tedeschi, capito? Da tutto il mondo, però gli americani alla fine chi sono? Danimarca. Chi c'è più? C'è gente da tutto il mondo. Gli americani che ci stanno, fra l'altro, quasi tutti sono di razza asiatica. Interessante questa cosa. Quindi sono a loro volta dei. Sono Seconda generazione, prima diciamo, qualcosa di nuovo. generazione, capito? Però in realtà, capito? Quindi, cioè, ti rendi conto che qui la vera forza della Silicon Valley è la capacità di attrarre persone da tutto il mondo. Esattamente come è sempre stata, questa è la forza della finanza americana, che è stata quella di attrarre capitali da tutto il mondo. Cioè, la grande forza degli americani è quella, loro hanno una borsa che gli funziona perché attraggono capitali da tutto il mondo continuamente e nella stessa capacità sono bravissimi a attrarre persone. È chiaro che quando c'hai un posto tipo Mountain View dove tu cammini e vedi che ci sta il 90% di non americani di altissimo livello, skilladissimi, eccetera, come fai a competere? Certo. Senti, è un bel po' che siamo online, che abbiamo fatto tipo un'ora e mezza di chiacchiera tra una cosa e un'altra. Quindi direi che possiamo arrivarci alla conclusione. Che fai tra 5 anni? Allora, fra 5 anni ho venduto Same Team e praticamente sto ai Caraibi. In barca. No, in realtà il mio piano nel post Same Team, perché Same Team sbancherà, è chiaro, cioè, questo è scontato. E deve essere forse così, se non pensi che è così non ti avvii, capito? Perché è normale. Il post, l'idea è quella di recuperare un qualche stato piccolo, diventare il dittatore libero dello stato libero di qualche cosa e far diventare ricco un paese poverissimo. Questo è il mio grande piano segreto. Cioè, recuperare, sai, un piccolo paese, che ne so, in Africa, sfigatissimo, dove la gente non ci vuole andare in nessuna maniera. Tu vai là, metti una barca di soldi, dici, guarda, io manco voglio fare il dittatore, io mi candido come presidente, metto una barca di soldi e faccio un piano di sviluppo di questo paese e farò diventare un modello nell'Africa. Questo è il piano segreto folle, capito che. Allora, speriamo che riesca.
Vabbè, senti caro, un abbraccio a te e alla moglie. Eccola. Dice la moglie che c'ha un nome, Tara, fatte vedere. Dai, fai ciao ciao con la manina anche tu. ciao, ciao, sto facendo il caffè. Abbiamo una macchina espresso, caro mio, Ah, De Lungo. però così non vale, perché lei così ha sentito tutto quello che tu hai detto e quindi io non posso fare. No, stavo No, nell'altro stava stanza a nell'altro leggere. senso. Ah, ok, quindi posso fare un'intervista anche a lei mettendomi, come dire, mettendo zizzania. Sì, fai quelle cose tipo, come si chiama? Tipo le iene, Sì. presente quel. Lei domanderò perché Non me lo dia a me. mettevi quel povero marito in minoranza in consiglio Vabbè, ma lei d'amministrazione. sempre, capito? Tieni conto che è il mio principale bocciatore di idee. Sì, Cioè, lo fa pure mia ciao, moglie, e infatti è il è la reality moglie, check, si caro. chiama reality check, si chiama. Esatto. Cioè, qualunque cosa io dico, lei dice no, è un'idea veramente pessima. Io dico, vabbè. Vabbè, un abbraccio cari, ciao. A presto, Ciao, ciao. ciao.